Alessandro Leuzzi della CISL, Luigi Lavarca della UIL, sindacalisti dei dipendenti della Tradeco, ancora una volta un presidio, questa volta però la situazione è ancora più drammatica perché arriva proprio a pochi giorni da Natale, problemi con le tredicesime. Che cosa chiedete al prefetto che incontrerete tra pochi minuti? Al prefetto illustriamo le conseguenze di quello che noi avevamo già detto, indemni non sospetti. Questo appalto era un appalto che non prevedeva le condizioni economiche e giuridiche dei lavoratori. Ogni volta c'è un accessorio da pagare, l'azienda ritarda perché non ha la disponibilità economica per pagarci. Di conseguenza ne paghiamo noi. Queste sono le conseguenze di chi non ascolta e chi rappresenta i lavoratori. Noi rappresentiamo i lavoratori, dobbiamo essere ascoltati dall'istituzione, dal prefetto, dalla magistratura quando noi esponiamo degli esposti ai magistrati. A chi ne paga alla fine sono sempre i lavoratori. Ok, e ci sono delle voci già di possibili scioperi, nuovamente del blocco degli straordinari? Allora, oggi, non da oggi, ma già da qualche giorno è cominciata la nostra protesta con il blocco degli straordinari tra i dipendenti della Tradeco e oggi prosegue con questa manifestazione sulla prefettura. Speriamo che poi si risolva con almeno un incontro con il prefetto per mettere ancora una volta l'attenzione su quell'accordo firmato nel settembre passato. Inoltre prevediamo una giornata di sciopero per il giorno 16 di gennaio e tutte le altre azioni di lotta che mano a mano in questi giorni, fin quando la tredicesima non sarà nelle mani dei lavoratori e fin quando questa situazione non sarà risolta, continueremo a fare nei prossimi giorni.